Nuova puntata della voce del tabloid con le notizie più lette del quotidiano online iltabloid.it. In collegamento da Napoli il direttore Alfredo Di Costanzo. Ciao Alfredo. Ciao a tutti. Allora partiamo subito, come si suol dire, prendendo di petto la prima notizia, che è quella tra l'altro anche più preoccupante. Gli italiani sono in default, cominciano ad avere in molti crisi finanziarie e economiche gravi, e tant'è che da piccole statistiche che ci sono arrivate, gli ultimi furti parlano di galline, agnelli e genere alimentare. Quindi un segnale che tra l'altro a livello anche sociologico comincia a essere preoccupante. Sì, noi purtroppo viviamo una fase di emergenza sanitaria che si sta trasformando anche in emergenza economica. Partiamo da un presupposto: un quarto dell'economia italiana, se non addirittura un terzo, si basa sul sommerso, sul cosiddetto nero. E purtroppo quando si lavora a nero è inevitabile che, non avendo garanzie di carattere bancario, finanziario e economico, in periodi come questo venga a mancare la liquidità. Senza liquidità non si può assolutamente andare a fare la spesa, ed ecco che iniziano i primi furti, i primi segnali di un malessere che, già come hanno sottolineato i servizi segreti, può sfociare in, addirittura in guerriglia civile. Esatto, tra l'altro, proprio come hai sottolineato, pare che ci sia purtroppo una mano oscura, diciamo così, la cosa nostra, ecco, potrebbe, la paura. Una regia. Esatto, una regia esterna che potrebbe un po' deviare quello che sono, utilizzando le paure della massa, no? E quindi procurare, chiamiamola, una ribellione partendo dal sud, ma non perché è il sud, ma proprio perché purtroppo spesso il lavoro sommerso parte da là. Sì, allora il discorso, il sommerso, se proprio vogliamo dircela tutta, ha nella Lombardia la sua regione con più alto tasso di evasione e di lavoro nero, quindi va anche sfatato questo tabù che il sud, al sud tutti quanti lavoriamo a nero. Certo è che il meridione vive una fase di povertà per larghi strati della sua popolazione, e di fronte a delle situazioni di emergenza il malaffare, le mafie possono insinuarsi, possono, come dire, far breccia nella fame, tra virgolette, delle persone per poter poi dopo trovare nuovi proseliti e nuove forze per i propri cattivi affari. Quindi il governo deve assolutamente aiutare subito queste persone. Condivido l'idea di buoni spesa che già molti comuni stanno elargendo, dal comune di Roma al comune di Napoli, al comune ad esempio di Frosinone, per parlare di una zona dove noi siamo molto letti, e quindi ben vengono queste situazioni, ma sono ancora insufficienti. Bisogna garantire liquidità, garantire non soltanto i cosiddetti buoni spesa, ma anche il pagamento delle utenze, delle cosiddette bollette, perché l'emergenza coronavirus non è finita, è un'emergenza che ci verrà coinvolti ancora per tanto tempo, e al di là della fase 2 o fase 3, come vogliamo chiamarla, fino a quando non saremo completamente usciti da questa emergenza, lo Stato deve far sentire la propria vicinanza anche attraverso dei sussidi economici. Pardon. Mi viene in mente un reddito di cittadinanza allargato, dove le maglie di accesso sono ancora più larghe, per permettere a quelle fasce di popolazione che vivono ai margini del lavoro nero di potervi accedere. Certo è che oggi quelli che volevano l'abolizione del reddito di cittadinanza, che erano contrari a questa misura assistenziale, si stanno ricredendo, oppure non parlano perché sanno di non fare il bene degli italiani. La seconda notizia più letta inizia così: la mafia sta aspettando i soldi da Bruxelles. Alcuni giornali tedeschi ci fanno sempre i complimenti più adatti per loro, però, perché la mafia è vero che è un fenomeno in Italia, ma da loro prospera e fa affari d'oro. Non sono io a dirlo, ma ci sono vari
come dire, report che dicono che in Germania tutte le mafie trovano un terreno fertile per riciclare i propri denari frutto del malaffare. E sinceramente queste lezioni di moralità da parte di una nazione che nell'ultimo secolo è stata autrice di cose veramente vergognose, sinceramente non l'accetto. Così come respingo al mittente il fatto che aspettiamo i soldi europei. No, cara Germania, noi non aspettiamo i soldi europei, noi aspettiamo i nostri soldi, noi vogliamo ritornare ad essere sovrani anche in maniera monetaria. Allora, se la BCE cambia registro, ben venga, e continueremo a stare nell'euro, ma altrimenti, cara Germania, così come anche cara Olanda, se non cambia il canovaccio, se non cambia la musica, ma noi abbiamo una storia millenaria alle spalle che vi dovrebbe insegnare che non abbiamo nulla, nulla da imparare da voi, ma che soprattutto se messi nelle condizioni di fare, gli italiani sanno bene fare, specie nelle condizioni di difficoltà. Dunque, invece ti volevo lanciare una provocazione. Allora, da quanto si è appreso negli ultimi giorni, per quanto riguarda gli aiuti a Italia e Spagna, il partito tedesco, che non è d'accordo agli aiuti all'Italia e Spagna, l'AfD, cioè l'Alternative für Deutschland, no? Che è il famoso partito di prima i tedeschi. Noti delle assonanze? Sì, tra l'altro è un partito alleato pure con quello che urla qui in Italia prima gli italiani, che poi prima erano prima i padani, che prima ancora erano prima i milanesi, e prima ancora prima quelli del mio condominio, cioè voglio dire, sono sempre loro, quelli del prima. Ma il problema è un altro, io credo che noi saremo di fronte anche a una scelta civica, come già abbiamo avuto modo di dirci tante volte su questa rete. L'emergenza coronavirus ci porta di fronte anche a un ripensamento di quella che è la geopolitica che vedrà necessariamente coinvolta l'Italia nei prossimi anni. Io sinceramente non ho nulla a che fare con uno Stato dove un suo alto rappresentante dice che bisogna non curare gli obesi e gli anziani perché tanto prima o poi massimo 2 anni e moriranno. Io con questa cultura sinceramente non ho nulla in comune, anzi la combatto, quindi va rivisto anche quelle che sono, vanno riviste anche quelle che sono le nostre future alleanze, non soltanto economiche ma anche politiche, perché poi dopo io sono sempre dell'avviso che è l'economia ad essere al servizio dell'uomo e non viceversa. Poi voglio dire, prima gli italiani, no, io dico prima la giustizia, prima la civiltà, prima il giusto. E in un mondo in cui, al di là della globalizzazione, non dovrebbero esistere delle barriere, che poi, allora, che cosa sono queste barriere? Io sono dell'avviso che si può essere uniti nella diversità, c'è la possibilità di tutelare le proprie diversità, di enfatizzarle attraverso l'unione tra varie diversità. L'importante è che non venga mai meno il rispetto. Certo, io posso essere compatibile con chi ha una visione solidale e aperta del mondo. Sinceramente non voglio avere nulla a che fare, e spero che gli italiani non abbiano più nulla a che fare con persone che pensano soltanto al Dio denaro, che inventano dei nemici ogni volta da battere, da sconfiggere. Io ricordo, e spero che anche gli italiani non abbiano perso in merito la memoria, un personaggio politico che oggi va tanto di moda, che all'improvviso si riscopre amante del cuore immacolato della Madonna, urlare, senti che puzza, scappano i cani, stanno arrivando i napoletani. Lo stesso personaggio che ogni volta che cambiava felpa, perché poi dopo questo è un uomo che cambia sempre mestiere a seconda di quello che è di moda, non poco tempo fa diceva che gli insegnanti devono parlare l'italiano, come se quelli che provenissero dal sud non parlassero l'italiano. Fermo restando che ci devono chiedere loro signori come mai gli insegnanti sono più al sud che al nord, ma questo è un altro discorso. Quindi io sono per l'unione tra
diversità, però devono essere diversità compatibili, altrimenti, sinceramente, ognuno per la propria strada, anche perché te lo dico francamente da napoletano, sono stufo di vedere la mia città, il mio popolo essere attaccato ingiustamente. L'emergenza coronavirus ha anche insegnato che c'è un grande livore verso i successi che nel bene o nel male vengono qui raggiunti, non ultimo quello dell'ospedale Cotugno. Abbiamo scoperto che grazie appunto a un'emittente americana, che è un ospedale che viene visto come punto di riferimento dal mondo scientifico e medico, ebbene io questa notizia non l'ho più vista riportata dai TG nazionali, dove invece purtroppo si continua a fare della becera politica e non si pensano più agli interessi degli italiani, e per me gli italiani sono quelli che vanno dalla Val d'Aosta alla Sicilia. E con questo messaggio chiudiamo questa trasmissione augurando a tutti quanti buona Pasqua e buona Pasquetta in casa. Ciao Alfredo. Sì, io mi accodo agli auguri che hai fatto agli italiani. Io voglio dire che questo è un periodo difficile, però la Pasqua ci insegna che se si ha fede, se si crede, c'è la resurrezione. Ebbene, dopo la morte Cristo ci ha insegnato che esiste la vita, e io credo che dopo questa tragedia noi ritorneremo ad una nuova vita sicuramente diversa da quella precedente, e tutto spetta a noi, quindi auguri e mi raccomando, in casa.